Buongiorno ragazzi, buon primo aprile e buona Pasquetta. Oggi, come consueto, faremo un altro giro di Marche on the road e soprattutto benvenuti a mio garage. La destinazione di oggi è Urbisaia, è un comune che sorge sul Monte San Biagio. Il tragitto di oggi sarà breve, si prevede acqua per le 5 del pomeriggio, per cui faremo delle strade bellissime come sempre passando qua da Monte San Vito e risalendo verso la provincia di Macerata dove si trova Urbisaia. Poi mangeremo in una trattoria, una norceria che è sotto Urbisaia e da lì dopo ripartiremo per ritorno a casa facendo un giro ad anello. Seguitemi in questo video, se vi piace iscrivetevi al canale, mettete un like e attivate la campanellina. A presto on the road, Marche on the road. Ragazzi, si parte da mio garage per un'altra puntata di Marche. Siamo un'altra volta online con il casco almeno. Allora, per andare là, invece di prendere per Jesi, prendo per Monsano e andiamo su. E così andiamo prima. Vediamo se andiamo prima a Urbisaglia o al ristorante. Dipende dall'ora che arriviamo. Sì, è fuori Urbisaglia. Adesso scendiamo, usciamo già tutti maniche corte. Almeno il baretto del Monte San Vito è aperto. Prendiamo legni rossi. Vado piano, per la tua schiena. Sempre mi piace passare per questa stradina piccola di campagna, è sempre molto panoramica, a me è molto panoramica, ma è molto di campagna stando in mezzo alla città. Da qua giriamo a Mazzangrugno e poi da Mazzangrugno prendiamo una strada molto panoramica che è quella che hanno fatto il Giro d'Italia l'anno scorso. Da lì a Santa Maria Nuova. Devo passare anche da qua, eh? Ristorante La Brusca. Tutto verde. Casomai la potrei togliere a te. Singoli dritti, Macerata a sinistra, noi andiamo verso Macerata. Tanto penso che la strada ci porta dentro la città di Nepidotrano, giusto? Ok, vediamo se ci manda verso il centro storico. Noi andiamo di qua, dritto mi fa il centro, capito? Per cui passiamo per il centro. Allora, questo è l'esterno delle mura. Ma vediamo come arrivare all'interno delle mura. Molto belle mura.
buona che siete qui. Ecco, stiamo facendo, allora questo ci dovrebbe essere un ZTL mercato Banca di Filottrano, ecco c'è il portone, dai partiamo davanti al portone, così abbiamo fatto un pezzettino del centro storico del Filottrano. Giuseppe, ah, Giuseppe Mazzini nel cinquantenario, eccolo, piazza. L'orologio Trebino. Praticamente qua si riprende, si ricongiunge la strada che porta sempre a Macerata. Sì. Papignano. O no? No, non arriva a Pignano, Macerata. Villa Potenza. Correndo la strada provinciale 362. Ecco l'allevamento bestiame, guarda. Mucche al pascolo. Villa Potenza. E lì. Questi sono sempre incroci un po' così, guarda, guarda che bella questa. I ruderi romani, infatti per quello era bella Villa Potenza, mi sa che era importante per questo. Teatro romano, orca troia. Faccio il rigiro tondo, torno indietro. Mano Elvia Ricina. Regina. No, io ho detto Ricina. Ricina, sempre con la... Area archeologica. Questa è l'antica città romana, sorge su precedenti insediamenti italici. I resti del teatro del secondo secolo sono le vestigia più importanti giunte fino a noi. La struttura di circa 72 metri di diametro poteva ospitare oltre 2000 spettatori. La città venne distrutta nel V secolo presumibilmente dai Goti. Gli abitanti si rifugiarono in collina, dando poi vita all'attuale città di Macerata. Fa parte della rete del Macerata Musei. Bellissima, adesso vediamo di entrare a vederla. Questa è l'iscrizione funeraria. Italici e romani. Prendiamo tempo per arrivare al ristorante e a Urbisaglia. Passiamo all'interno di questo magnifico teatro romano. Questa struttura archeologica. Infatti non siamo mai passati da qui, è interessante sito archeologico romano, dopo Cristo poi, come potete vedere, anche se dice che è un insediamento che esisteva già dai tempi e poi fu ricostruito sopra la città romana. Adesso proseguiamo il nostro viaggio verso Urbisaglia e forse ci fermeremo prima per pranzare. Andiamo avanti. Marchio on the road. Centro dice di qua o andiamo dritto? Centro andiamo di qua, mi dice. Andiamo di qua. Al centro di Macerata? Oh! Come indicava il centro? Diceva all'ospedale. Oh, a Fra e Sara, siamo a Macerata.
su, qualcuno mi manda a fare così, facciamo così, andrò la tattoia. Allora, a sinistra si va al centro. Arena, oh, ecco il centro. Sì, di qua ci siamo stati, no? Mica sul parco. Sì, e qua c'è le mura. Dopo la rotatoria forse riusciamo a entrare al centro storico da qui. Guarda se c'è il setatier, ancora anche qua non si può entrare. Altro giro. Qua c'è eccetto autorizzato, ecco, eccetto autorizzati. Per cui vediamo un po', mi avvicino. Se riusciamo a passare bene, se no proseguo dritto. Sono a controllo elettronico a 100 metri. Centro, andiamo a vedere di qua. Tele non attiva, non attiva, vuol dire che si può passare. E andiamo su. Oh, passiamo da qua, bello. Qua si eravamo stati con Lucia, che qua che era il mercato, no? Era il mercato. Questa è la piazza? No. Una delle tante piazze. La gente che prende l'aperitivo prima di andare a pranzo, certo, lunedì. Bello ripercorrere le strade di Macerata. È bella Macerata, è bella. Eh sì. Allora, ma questa ce la siamo fatti a piedi e qua mi sa che usciamo verso una delle tante porte di qua. Molto bello, molto bello. Da qua andiamo dritti. Bello. Bel traffico. Adesso vediamo di piano piano superare. Mi fermo un attimo qui. Allora, cerchiamo il ristorante che avevamo prenotato. Forse qua dentro, non si sa. Alla Norceria siamo quasi che arrivati. A 600 metri. Eccola qua, Norceria. La centrale del gusto. Perfetto, guarda, senti che buon odore che c'è, che profumi che ci fanno sentire. Centrale del gusto. Allora, facciamo una cosa, io la parcheggerei qui e facciamo fine. Perfetto, signora, può scendere? Ah, lì? Ah, ok, la metto a fianco. Ecco, siamo arrivati qui, è qua che si fa l'ordine, giusto? Di qua, guardate che belle cose. È tutto gusto. Bene, abbiamo fatto un piccolo giro, partiti da casa, passato per Monsano, Mazzangrugno, il fuori Santa Maria Nuova, Filottrano,
come avete visto, il centro storico un pezzettino, poi siamo passati per i ruderi del Teatro Romano e da lì risaliti verso la cittadina di Macerata, e ho voluto fare un giro all'interno del centro storico visto che la ZTL era disattivata. E da lì siamo diretti dritti qua alla noceria, alla centrale del Busto, e adesso mangeremo delle belle squisitezze. A dopo. È bellissimo. Gnam gnam, gnocchi alla papera. Bene ragazzi, lasciamo la noceria alla centrale del gusto, abbiamo mangiato bene i gnocchi con la papera e in più era l'anatra. Gnocchi con l'anatra mi dicono qua, e gli arrosticini, e i cremini, caffè, mezzo di vino rosso e l'acqua per un totale di 47 euro, 23,50 euro a testa, è fantastico. Ancora noi qui nelle Marche abbiamo questi prezzi e lo consiglio. Adesso destinazione Urbisaia, poi dritti a casa. Eccoci qua in salita, andiamo verso il paesino di Urbisaia. Un po' di vento ci vuole, quel caldo che fa, cioè primo aprile e si suda. Dovremmo essere già arrivati. Eccoci, comune di Urbisaia. Speriamo di poter entrare all'interno del centro storico. Eccolo qua. C'è un ZTL. Noi andiamo dritti. Eccoci qua. Urbisaia. Anche questo è un centro medievale, guarda, carino, anche questo molto carino. Le logge, locanda, oh, mangiano fuori. Comunque è tutto pieno. Penso che qua sia tutto a piedi. Ops, uscita. Scendiamo. Parcheggiamo qua, dai. Ok, siamo arrivati. È caldo. Lasciamo la cittadina, le urbi, sai, è carina, carina, piccolina, tutto chiuso. Lunedì dell'angelo, tutto chiuso. Vediamo se riusciamo ad andare verso l'anfiteatro. Prendiamo verso Torrente, vediamo se qua giù c'è l'anfiteatro. Vediamo che c'è qua Sarnano. Bene ragazzi, siamo a Ursalvia, che sarebbe un insediamento romano qua a Urbisaia, nella valle, e le rovine sono tutte chiuse, così ci dirigiamo direttamente verso casa. C'era un vecchio anfiteatro romano dove si facevano veramente le lotte con i gladiatori, con gli animali, e sarebbe stato bello e carino rivedere anche questo. Va bene, ci vediamo per strada.
finito, ok? Riesci a scendere? Andiamo nel nostro piccolo. Oh, finalmente finita la giro. Ragazzi, è finito il giro. In questo nuovo video dei Marchi on the Road abbiamo visitato Urbisaia. È stato un giro corto. Se vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e mettete un like. Ciao, alla prossima.